video tutorial su come sostituire i cavi d'accensione su BMW GS. Prima cosa, smontare il serbatoio. Il serbatoio ha solo questa vite qua, questo alloggio in cui mettere la vite che va inserita qua. Attenzione che non vi scappi il dado, tenere bene il dado quando smontate questo. Poi guardate sempre di avere il serbatoio vuoto, insomma, prima di levarlo. E procuratevi sempre una tanica per questi lavori qua, una tanica e quello che chiamo Orel per farci entrare la benzina. Ecco, dopo questa lezione di dialetto trentino passiamo. Io già che c'ero, visto che avevano i suoi anni, ho cambiato anche questi tubi che non costano niente, sono da 7 mm. Vi faccio anche vedere, vedete? 7 mm, si vede da qua, lo scrivono così su questi tubi. E mi raccomando, prendete roba buona che tanto costano relativamente poco e li ho sostituiti. Buono, io per semplicità mi metto il serbatoio così. Poi, già che c'ero, ho dato una soffiata col compressore e ho spruzzato anche un po' di spray per la pulizia di parti elettroniche. E dunque, l'alloggiamento di questi cavi qua parte da qua. Qua in pratica basta fare pressione, basta fare un po' di forza. Adesso l'ho premollato, però basta tirare e ci si arriva comodamente, no? È sotto qua proprio. E l'altro è lì a fianco. Magari fatevi delle foto prima, che così sapete attraverso sotto quali cavi passa. In questo caso comunque passa sotto tutti i cavi, questo qua dell'accensione. Lo infilate sotto tutti e dopo questo l'ho presmontato. Comunque questo è a pressione, il copricandela. Poggiamolo qua e questo anche qua ha fatto un po' di forza. Fatto un po' di forza e mollate la pipetta, guardate, bella sporca. E poi qua io l'ho già fatto, ho dato una soffiata col compressore, magari, già che ci siete, in questo buchino dove c'è la candela. Ecco, prendete e via, stessa procedura alla rinfusa con i cavi nuovi. Per questi lavori qua, visto che magari c'è sempre qualcosina, c'è sempre qualche cosa da tirare, che secondo me questo è il top della comodità. Questi cacciaviti con di per sé le più comune, le taglie più comuni, che è il top, se no dovete stare lì a prendere, andare avanti e indietro. Se vi sia stato utile, ovviamente stessa cosa, speculare l'altra candela, solo che l'altro cavo d'accensione, solo che è più sommerso da cavi da questa parte qua. Pensato potesse servire anche il filmato per l'altro cavo d'accensione, quello destro, insomma. Vi faccio vedere, non vi lascio da soli in difficoltà, ci sono sempre io. Un consiglio è comunque prima togliere il copricandela, così vi si allenta anche un po' il cavo, lo staccate dalla sua sede, così lo mollate già qua. E questa è un'astuzia, adesso vi spiego il perché. Ecco, questo ve lo faccio completamente in diretta, questa cosa. Vedete? Poi seguite il cavo e lo togliete dalle sue sedi. Questo è messo un po' più complesso, cioè un po' più imbucato, insomma. Però niente paura, se prima l'ho liberato un po', poi avete più gioco. È questo qua, vedete, questo qua che gira. Adesso ve lo metto a fuoco. Adesso che ce l'avete mollo così, entrate con la mano, vi fate strada, tanto sono fili normali, e togliete, vedete che è venuto. Ecco, memorizzate bene dove passava, però in questo caso tra questi due cavi, e guardate di non perdere il suo coso, mettetevelo lì. Buono, una volta tolta, adesso stesso procedimento. Eccoci, buona sostituzione, ragazzi. Un'ultima cosa importantissima: quando inserite il cavo nuovo, premetelo, posizionate il dito proprio sotto
proprio dovete stare verticali proprio sotto lo spinotto e premere con tanta forza all'insù fino a sentire un click, è importantissimo. Dovete sentire il click, se no non è dentro bene e bisogna metterglielo dentro bene al GS. Entrate proprio da sentire il click. È precisa la moto. Lasciato il serbatoio lì così, siccome mi ha sbagliato la spedizione dalla Germania, ho lasciato il serbatoio inclinato così per 2 settimane e ci avevo messo sotto tipo una borsa di nylon con dentro un po' di indumenti morbidi per non rovinarlo, però è sfiattata un po' di benzina, è andata sulla superficie del serbatoio, la quale era appoggiata al nylon, e penso sia un brutto sogno. Vi faccio vedere cosa è successo. Così sembra niente di che. Guardate cosa è successo. Dopo solo 2 settimane. Adesso mi prenderò schiaffi. Mary, guarda cosa ho combinato! Sei in chiamata, quindi non è che posso. Al serbatoio. Che hai fatto? L'hai bruciato? Ah, lo vuoi rimuovere? Però hanno un bel effetto, eh? Si fa anche sulle unghie, tipo. Basta che lo riprendi le mie ciabatte. Vai, Ah, Valentino! sono in tinta con la moto. Col serbatoio. Cioè, si è sporcato di benzina e è diventato Sì. così. Cavolo. Potente? No, ragazzi. Guardate cosa può succedere. E questo è il bello della diretta. Però non demoralizzatevi, sono queste le cose che vi fanno crescere. Capito? Non demoralizzatevi. Si cresce, si impara da queste cose qua, dagli sbagli e dagli errori, dalle cose che non si pensano. Però fa male, fa molto male. Visto che bello morbidoso è diventato serbatoio? Male proprio. Stucca? Senti che merda. Cosa ne pensi, madre? Quali sono le tue considerazioni? Dai, poi qua. Ma dai, che sei col. Devi rivelizzarlo. Sì. Ma non è brutto come effetto, No, favo così anche dall'altra banda. eh? No. Metti che togli scotch e lascia così. Che sciocco. Dai. La buona notizia è che il motore suona bene. Che adesso si sente da Dio. Dovrò rismontare tutto per portare il serbatoio a verniciare, però una cosa alla volta. Tanto i cavi d'accensione, il motore gira bene, sono contento.
contento. Ah, i vuoti che c'erano eliminati non ci sono più, c'è solo sto mezzo serbatoio andato e c'è stata colata un po' di benzina e via, però per il resto il sound c'è. Per qualsiasi domanda o altra informazione, scrivetemi pure qua sotto e iscrivetevi.